Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. E dopo tanto tempo finalmente sono riuscito a continuare un po' Splinter Cell. Ora dovremo infiltrarci in questa villa, villa privata in Paraguay. Posso trovare altri fornitori se voglio. Puoi trovare gente che ti trova gente, ma quando quella gente farà cazzate tornerai da... Ok, allora non ce ne frega niente di quello che sta dicendo, perché a noi ci interessa il briefing. Con chi cazzo stai lavorando? Ora, per volerci così tanto tempo? Aspettate, perché ho dovuto fare un... Ricominciamo la missione perché l'avevo iniziata. Poi l'avevo... Sam, abbiamo un problema. Sulla rete è pieno di gente. Aspettate, che pensa che Cobin sia stato preso per fare affari con lo zio Sam. Come l'hanno scoperto? Da noi. Noi? Grimm non te l'ha detto? Dopo Chicago siamo rimasti senza una traccia. Ci hai detto di cercare Sadiq, serviva un'esca. Non mi hai consultato. Tu puoi prendere decisioni sul campo, ma noi non possiamo eseguire un piano. A che cosa ci serve esporre Cobin? Reza Nuri. Un'ora dopo che ho divulgato i dati su Cobin, la mail gli era già stata inoltrata decine di volte. Software tracciante. Cimice web da un pixel. È l'unica foto che abbiamo. I dati che abbiamo confermano. L'NSA pensa che Nuri sia legato all'Iran. Immagini caricate, Grimm. Grazie. Vive in una fortezza. Sicurezza ai tech, ex militari di guardia. Tranquillo, Sam. Se bene, dovremmo infiltrarci lì dentro. Esattamente quello che fa per te. Cosa c'è? Lo vuoi ora? Perché sai, non è esattamente finito. Io vado subito a prenderlo. Bravo, vai. Cosa facciamo? Che domande. Comunque stavo dicendo che ho dovuto ricominciarla perché avevo sbagliato una cosa. Reza Nuri sa che ti hanno preso. Ti credevo. E quindi niente. Merda, come l'ha scoperto? Sfortuna, penso. Voglio sapere cosa lo preoccupa. Non lo so. Io fornisco le armi, lui gli uomini. Abbiamo molti amici in comune. È un trirotore con un condensatore ad alta capacità ed è MP. Ci sto ancora lavorando, ma se serve disattivare un sistema di sicurezza... Lì dentro che c'è? Termite. Me l'hanno data degli amici che... vanno in missione ogni tanto. Aggiungila alla mia roba. C'è qualcos'altro che vuoi dirmi, Cobin? Senti, ho un uomo che lavora per la security di Nuri. Posso scoprire cosa sa? Al lavoro. Parte con la quarta missione. Allora personalizziamo un po' il nostro IMS, suggerisce mine e microcamere. Allora sì va bene, questo cos'è? Vabbè, ho visto che ho intenzione di farla molto stealth senza uccidere nessuno. Vediamo un po' di evitare robe esplosive. Ok, visore a posto, la pistola a posto. Sono ok. Ok, la mia mitica balestra con i dardi non letali di diverso tipo. Ok, villa privata. Quando dell'estate Paraguay. Ci troviamo in Paraguay. Ma che figata il Paraguay. Ok, ci dovremmo infiltrare in questa super mega villa. Ce la faremo? Non ce la farò? Ce la farò? In quanto tempo ce la farò? Che io conto di farla in mezz'oretta. Cobin ha detto qualcosa. Anche se sono già passati 5 minuti. Nuri ha una panic room. C'è un problema. Di briefing. Però. L'informatore non sa dove si trovi nella tenuta. Perfetto. Oh. No. Può tornarci utile. Ciudad dell'Est. Se Nuri si sente alle strette, sapremo dove cercarlo. Come facciamo a spingerlo nella panic room? Facciamo saltare la corrente. Dammi accesso alla security per trovare il quadro elettrico e siamo a posto. Posizione. Bene. Ok, questo non letale, questo non letale, questo non letale. Mettiamo questo, visore normale perché quello sonico al momento non mi serve. Ok, questo a posto, ok. Vai verso il cancello principale, carico i dati sul tuo OPSAT. Bene, perfetto. Ok, va bene, bamboletta. Ci vediamo giù. Dovremmo far saltare la corrente per indurre il nostro maledetto coglione di rifugiarsi nella sua panic room.
Figurati se non avevo la panic room. Ricco di merda. Eccola che ci avvicina la guardia ignara della mia presenza. Ciao stronzetto, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, caramello. Ok, spostiamo il corpo dalla vista. Adesso vediamo un po' che si avvicina una guardia ignara, anche quella della mia presenza, e gli sparo un bel dardo soporifero. Oh Dios mio, scusa Lera. Bene, nascondiamo anche questo. Buonanotte carissimi. Allora, diamo un'occhiata qua dentro, cosa c'è? Ok, qua ero arrivato prima di dover rifare la missione, c'era un laptop che ho già hackerato, quindi adesso non me lo farò più vedere. Comunque era lì. Oh, buonanotte, era lì qua sulla, sul bancone. Quindi quello l'ho già preso. Vabbè, niente di che, non è che va a rovinare quello che è la missione, sono solo dei extra. Ok, spegniamo questa luce che sta rompendo le palle. Vediamo se magari... Oh, oh, oh. Ho attirato qualcuno col mio... Ok, aspettate che riprendo. La mia balestra soporifera. Dai, vieni. E neanche tu che ti faccio fare la nannina. Ninna nanna, ninna nanna. Nanna. No, no, cazzo, Rora. Sentiti come russo. Ti piace il soporifero, eh? Vieni qua che ti accompagno. Lontano dalla vista di qualche rompiballe che passa davanti alla porta. Ci sono diversi modi per fare questa missione. Non stealth, se vedete quel carretto c'è su una bombola di esplosivo, una bombola di gas. Spari a quella e praticamente distruggi un po' di gente. Però io vorrei evitare questo approccio così aggressivo. Ok, buttiamo una bella stick cam lì. Voilà. Okay. Facciamo un po' di rumore. E tu, e tu, e tu. Anche tu, cane, cane, cane. Voi due, voi due. Oh, buonanotte. A entrambi. E fuori due. Adesso c'è quello lì. Sì, l'ho atterrato io. E adesso atterro te. Tac. Voilà. Silenzioso e non letale. Dormite bene, ragazzi. Il problema di questi cani del cazzo, ti sentono veramente da lontano, quindi devo cercare di evitare il contatto, ma veramente lontani, perché aspetta che sbirciamo un po' cosa c'è qua sotto. Uccidio, non c'è nessuno. Tutto. L'IMS non sbagliava. Ho raggiunto la stazione di controllo. Niente mi ha mai resistito. Se connetti Charlie, possiamo dirottare il feed video sull'IMS e usare il riconoscimento facciale per trovare Nuri. Eccolo, Sam. Sta entrando. La porta finestra sembra una falla nella security. Confermato. Le ombre ti faciliteranno l'accesso.
Dobbiamo togliere la corrente. Telecamere che ci danno una buona visuale? In arrivo sull'Opsop. Il capanno vicino alla piscina succhia un sacco di energia. Deve essere collegato al quadro elettrico principale. Vado. Ok, abbiamo raggiunto il primo checkpoint. Prendo. Fatto. Puoi andare. Ok, lì c'è una cassa di munizioni. Io mi ero dimenticato di comprare il trirotore, che mi servirà dopo, quindi adesso lo acquistiamo. Ok. Ok, tutto il resto invece lo lasciamo invariato. Ok, pronti per infiltrarci. Devo staccare la corrente, quindi dovremo raggiungere il capanno vicino alla piscina per staccare la correntazza. Ok, qua mi sembra un po' troppo tranquillo per i miei gusti. Ok, mettiamo un po' di questo. Ok, porca vacca, aspettate un attimo perché... Ok, non capisco... C'è nessuno? Vabbè. Mi sembra un po' troppo silenzio. Boh, vabbè, chi se ne frega, dai. Ok, passiamo di qua. Usa il trirotore AMP per staccare la corrente prima di entrare nella villa. Certo. Tu intanto vieni con me, pezzone. Ciao ciao. Che cazzo succede? Perché quello... Ma che cazzo è? Un bug. Stava sparendo l'omino. Ok. Merda. No, stai fermo lì, cazzarola. Oh, santo Dio. Ok. 2 a nanna, 3 a nanna, perfetto. Sento altre voci, dove siete, maledetti? Eccovi qua. Tutti e due. Spremo. Puff. E fuori due. Vediamo un'occhiata un po' qua. Nessuno. Solo un cane da guardia? Sembra strano. Vabbè. Meglio così. Charlie, è pronto il trirotore? Telemetria ok, nessun ritardo nel trasferimento. Bene, iniziamo. Eccoci qua ragazzi, che stiamo usando questo bellissimo attrezzo, questo gadget, il trirotore. Ora, cazzo, non capisco più niente. Ok, così si va. Fa ancora un po' di rumore e l'MP che ho installato non aiuta. Tranquillo, vabbè, mi prendo niente. Cura io del tuo piccolo. Wow. Ok, ho capito più o meno come funziona sto cosetto. Simpatico. Devi salire. Ok, saliamo.
c'è un bel controllo, devo dire la verità, che si controlla molto facilmente questo trirotore. Di seguire questi cavettoni. Ok, Sam, sei vicino a un quadro elettrico. Ciao ciao. Oh, ce n'è un altro lì. No. Eccoci arrivati. EMP ok, attivo. Pronti, via, togliamo la corrente, boom! Boom, inizia la festa. Abbiamo conferma visiva, il complesso è al buio. Oh oh, forse ho sbagliato tasto, cazzo. Sto lavorando. Oh merda. Due possibili vie d'accesso, una dal balcone e una dalla porta laterale. Oops. Le carico sull'Opsat. Andiamo sul balcone che so già dov'è. Yeah. Merda, sparisci. Sento i cani, maledetti cani. Oddio! Eccolo lì, cane, no, il cane no, il cane no. Porca miseria, via, 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 via. Ah, non c'è niente. Continua a cercare. Non ci sono, non ci sono. Oh, maledizione. Fatemi vedere cosa sta. Via, 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 via. Luci, cavolo, luci, no, 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 no. Così non va bene, così non va bene. Merda, merda. No. Oh. Merda. L'allarme non l'ho fatto scattare io, è la corrente che è andata via. Così almeno il tipo va nella panic room, la 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 la. Oh no, cane di merda, no. Buonanotte. Per ora sono entrato abbastanza stealth. Questo fa parte della missione, presumo, perché... Ok, questo è il balcone da dove siamo arrivati prima, che lo conosco già, quindi entriamo dal balcone così è più facile. Sam, abbiamo un problema. L'IMS rileva un veicolo nero che è passato più volte davanti alla tenuta di Nuri. Sento del farsi sulle frequenze radio. Tienilo d'occhio. Merda, il farsi. Grim, la panic room è prefabbricata. È ancora qui? Sì. Costruita con leghe di titanio ad alta resistenza. Sarà bella luminosa con i tuoi visori. Perfetto, dovremmo usare l'altro visore. Dalle planimetrie, Nuri ha installato dei laser che faranno scattare gli allarmi se li interrompi. Ecco, dove sono? Ok, adesso facciamo un po' di esplorazione. Tanto non c'è un tempo limite. Sì, c'è un tempo limite per fare le missioni, però... Si girano quasi tutte circa sull'ora, quindi è abbondante per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Adesso non so se magari cambia col livello della difficoltà, diminuisce anche il tempo. No, non lo so, però vabbè. Oh, guardate lì cosa c'è. Un laser. Fai una scansione con i visori. Eccolo. Beccato. Guardate un po' questo qui. Questo finocchietto qua. Ciao finocchietto. Addio. Non voglio nessuno qua fra le palle.
stai cercando dei punti deboli per irrompere nella panic room. Lo so, tranquilla. Vorrei evitare di farmi sgamare da questi pezzi di Coglioni. Non so dove sia il tuo amico lì. Oh oh, c'ho troppi puntini rossi sulla mappa. Solo che non riesco a capire se sono sotto. Penso che sono sotto perché... Secondo Cobin è da qualche parte al piano superiore. Qui è tutto a posto. Addio. Sentito Miller. Non so dove sia. Oh oh oh. Cavolo cavolo. Ah merda. Sono stato io, ma non mi troverete. Neanche se piangete in tutte le lingue. E vieni qua, coglionazzo. Ciao ciao. Vamos afuera. Solo viene lo spiso che arriva. Mi copia nella cocina? Cambio. Dai, vieni qua. Vista ora, cambio! Cambio da ora! Insolar, illegal! Cambio dell'ora! Ma va a cagare, va dai, rompi i coglioni! Ciao ciao! Sto cercando una cosa, cazzo, non la trovo! Niente qui, continuo a cercare! In ogni missione bisogna trovare determinate cose, tipo i computer e le flashcard, tipo le USB. E adesso buonanotte. Ok, qua cosa c'è? Qua non c'è niente. Ok, forse sono sopra. Putta merda. Respira, ma è ferito gravemente. L'ho ferito gravemente. Il nemico è in zona. Sì, sono qua, guardami. Ciao ciao. Bene. Porca troia, dove cazzo è? Forse qui, forse qui. Vediamo un po' se magari è qui. Magari qua nel gabinetto. Eccola. Hai rotto il cazzo. So cosa devo fare. Qui cosa c'è? Niente. Bene. E qui? Eccola qua. Tac. Non fidatevi delle camere antipanico. Non funzionano. Dai zitto. Se volessi dei soldi rapinerei una banca. Americano. Non ti mandano gli iraniani. Cosa vuole l'Iran da te? Forse dovremmo pensare a un problema più impellente. Sam, il veicolo è fuori. Una squadra d'attacco sta buttando giù le porte. La forza Quds, scommetto. Se riesci a portarmi in salvo, ti ricompenserò. Hai la mia parola. Ogni uomo ha un suo prezzo. Voglio informazioni. Majid Sadiq. Purtroppo, anche se lo conoscessi, non potrei dirtelo. I miei affari dipendono da lui. Sì, no, beh, mettiti comodo, tranquillo. Ma direi che non ho scelta. Ti darò Sadiq. Niente male. Seguimi. Ho costruito un tunnel di fuga sotto la tenuta. Porta al mio molo privato. Al molo privato? Wow, il molo privato! Oh, oh. Tu non occupati di loro.
starò qui finché... Sì, io me ne occupo, tranquillo, mi occupo di tutto io. Ma di cosa mi devo preoccupare? Oh, eccoli qua, gli occhi rossi. Ne vai a cagare, coglionaccio, te. Fuori uno. E fuori due. Nuri, via. Cos'era quel... Merda. Ci stanno bloccando. Li vedo. Ti vedo. Tranquillo, non stai tranquillo. No, tu rimani qua, tranquillo. Ci penso io. Sono il Sam Fisher. Eccolo lì, bastardo. Cuoce, non mettere molta. Stai calmo. Oh no. No. Dai cazzo. Dai. Ah. No. Nuri a terra, Sam. È finita. Fanculo, no. Merda. Mi hanno ucciso il tipo. Porca troia. Seguimi. Ho costruito un tunnel di fuga sotto la tenuta. Ok. Dal mio molo privato. Seguimi. Porca vacca, quella non ci voleva. Starò qui finché non hai finito. Sì, però non è giusto. Oh, guarda. Nuri, via. Ci stanno bloccando. Li vedo. Non mi muovo di qui. Speriamo di riuscire a farlo questa volta. Sono qui. Cazzo, no. No. Muori, bastardo. Cazzo. Questo l'ho ucciso. Volevo fare 0 uccisioni, ma non sono riuscito. E vabbè, dai. Poco importa. Dai, perché non spa... Merda. Cazzo, adesso ti disturbo il cervello, costo pezzo di merda. Voilà. Ok, c'è stato un momento di casino. Non è stato molto stealth, però. Dov'è il tuo panico room? Siamo quasi all'ingresso. Ma dai. Dove? Boh, non lo so. Ah, ecco. Grim, siamo al tunnel di fuga. Opzioni? Una sola. Il fiume. Vedo una barca nel porto privato di Nuri. A Nuri. Posso prendere un'arma da quel deposito? No. Sì, certo. Un proiettile nella schiena. Certo, l'arma. Ti do l'arma. Sì, sì, come no. Prendo io le armi. Vuoi uscire da qui, parlami di Sadiq. L'accordo è semplice. Lui mi dà dei soldi e io dei soldati. A cosa servono? Non sono fatti miei. Ehi, hey, l'amico Vito, che è entrato online. Andiamo. Non così in fretta. Tabolo. Oh cazzo, mi stai tanto prendendo in giro? È così che tratti la gente che devi proteggere? Sta zitto, sarà più facile per entrambi. Occhi rossi. I miei sono più belli, sono blu. Ti. Ma ti faccio la scossetta. Zacchete! Dove cazzo?
Ok, eccoci qua. Stiamo andando al molo. Dai che lo vedo, dai che lo vedo, dai che è lì vicino. Ma ci saranno altri soldati qua in giro. Non vedo un cazzo di nessuno. È una pessima idea. Restare i piedi alla forza Kuzza è una pessima idea. Queste sono le conseguenze. Ok, uno è lì. L'altro è lì, merda. Eccolo. Ti vedo. Ciao ciao. Ok. Oh oh, no, 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 stai buono, stai buono, stai buono, stai buono. Bravo, guarda giù, guarda lì, che belle impronte che ci sono lì per terra, wow. No, ho sbagliato, no, no, ma che cazzo faccio? Ops, scusami. L'ho intossicato un po'. Ok, facciamo un po' di fumo. Facciamo un po' di. Vediamo un po' di fumo così. Nascondiamoci. Nemico in arrivo, Sam. Vai al molo, presto. Ok, tracchete. Nascondiamoci un po' dietro al fumo. Certo che non riesco ad andare neanche più veloce con questo piccio qua. Eccolo lì. Ah! Voglio i nomi. Ecco, tieni. Questo file contiene tutti i nomi e i numeri di passaporto dei soldati che ho inviato a Sadiq. Grim, ti invio un file dal telefono di Nuri. Puoi controllarlo? Ricevuto. Non abbiamo tempo! Ti aspetti che mi fidi di te? Sam, devi muoverti! Ormai sono quasi sopra di noi! Già, sembrerebbe proprio così. Il file di Nuri è ok, ora via di lì! Ok, ok, ok. Vai, un altro trofeo, bene, 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 missione compiuta. Vediamo che l'abbiamo fatta abbastanza bene, infatti ora vediamo un po'. Pantera, uccisioni nessuno. Uccisioni nessuno, 0-0. E ci sarà soltanto questo assalto qua. Ok, 3. E questa è l'unica uccisione che ho fatto. Vabbè. Vabbè, chi vuole avere un approccio di assalto, basta uccidere tutti ed è finita lì. Conti sono aggiornati. Perfetto. I dati di Nuri possono essere utili. Stiamo controllando i numeri dei passaporti. Forse possiamo rintracciare gli uomini di Sadiq. Perché lui lo lasciate libero e io sto qui con voi idioti? Perché tu ci servi qui, lui invece là fuori. Washington sospetta che l'Iran sia coinvolto con la blacklist. È probabile che Nuri sia un loro agente e tu l'hai lasciato libero. Sto sfruttando una risorsa. Ed è un errore. La situazione iraniana è troppo instabile. Hai parlato con il presidente, vero? La prossima volta che fate due chiacchiere, vedi di dirmelo. Charlie. Tracciante. Mi sono ispirato alla tua cimice web e ho inserito un virus nel telefono di Nuri. Abbiamo GPS, voce e dati. Forse infetterà anche il suo computer prima che cambi telefono. Scopriremo più cose su Nuri così che rinchiudendolo nella cella di Kobe. Non penso. Non vi importa, capito? Sto zitto. Bravo, Washington ti dà solo dei forse. Io invece ottengo informazioni. Puoi provocare una guerra. Sadiq ha già iniziato una guerra. Noi dobbiamo fermarla. Occupiamoci dei passaporti. Ci serve una pista e ci serve adesso. Ok ragazzi, la missione è finita. Vi aspetto al prossimo gameplay. Ciao ciao a tutti, Genetic DNA.